Oggi è la prima giornata della seconda fase del progetto Hackability for Tourism. È lo shadowing, cioè oggi è uno dei primi momenti in cui si lavora a gruppi e stiamo visitando i due musei, il Museo dell'Opera, che è alla Casa della Musica, e la Casa del Suono, per raccogliere degli spunti progettuali che poi saranno utili, saranno, diciamo, la base su cui iniziare a lavorare quando ci sarà il kick-off. E qui abbiamo, oltre che valutato e analizzato quelli che sono gli spazi all'interno dei musei, analizziamo quella che è l'interazione fra la persona, in questo caso la persona con disabilità, che visita questi musei e le cose che sono in esposizione. Sono proposta come leader appunto per entrare in questo progetto e fare la mia parte per me e anche per gli altri. Che sicuramente faranno apprezzare meglio la ricchezza di questi musei, che secondo me è molta, solo che bisogna viverla in modo diverso. Sono piccole cose. Piccolissime cose, non le grandi. Le grandi sono tutte visibili a tutti ed è il bello. Il non visibile è quella che non si vede, però lo vede solo la persona che è abituata a vedere la difficoltà. La difficoltà una persona che non vive la stessa problematica mia non la vedrà mai così. Negligenze che fanno parte del vivere. Sono l'occulto, ad esempio, del non vedere subito la salita per una carrozzina, per un anziano. Bisogna pensare, progettare un luogo dove fosse possibile anche proprio incontrarsi qui nel museo, e questo sento che è un po' una criticità. Ci saranno degli accorgimenti su cui sicuramente si potrà lavorare anche in laboratorio nell'altra fase, su cui sicuramente ci saranno dei miglioramenti da portare. Che la cultura sia fruibile per tutti a 360 gradi. Il 7-8 marzo si formeranno i gruppi, i tavoli di lavoro. Ogni tavolo quindi lavorerà su un progetto specifico, su un need specifico che è stato individuato. Eccoli tutti qua. Anche il nostro progetto si è trovato nella situazione di dover essere in qualche modo rimodulato e per molti termini anche reinventato, proprio dovuto all'emergenza sanitaria che in questi 2 anni abbiamo tutti quanti vissuto. Vedo che siamo ancora tutti sopravvissuti. Anche quelli del confessionale. Ciao, sono Alessandro Gallo, sono il fondatore di una startup che lavora con i musei. Sono Veronica Frosi, e sono un'atleta, pratico da quasi 4 anni l'handbike. Sono Matteo Salini e sono contento di partecipare e dare il mio contributo a sistemare i musei di Parma. Ciao ragazzi, tutto bene? Secondo me state lavorando correttamente dal punto di vista proprio dell'approccio, nel senso si deve partire da quelle che sono, abbiamo detto, la progettazione per tutti, cioè progettare qualcosa per tutti, anche piccoli interventi, semplici interventi, più trovare una soluzione anche che uno si può portare dietro, eventualmente, se risolve una problematica specifica. Abbiamo deciso di portare avanti due progetti. In che modo riuscire ad arrivare a consegnare entrambi i progetti bene, ma che soprattutto un'idea che convinca, ok? Vi condivido un attimo Vai. lo schermo. Sì, c'è molta armonia nel gruppo, riusciamo a rispettarci. Questa è una cosa che abbiamo notato fin da stamattina, insomma. La possibilità di vivere questa esperienza in maniera virtuale, in maniera digitale, è stata anche interessante perché in realtà uno dei pericoli che poteva accadere era quello di avere una poca interazione tra le persone, però in realtà siamo stati in qualche modo un bel team che ha cercato anche di Ci divertirsi. sono. Eccolo! Ce l'abbiamo! Vi chiedo
di portare tutto il grosso lavoro di brainstorming verso un obiettivo. Ci rimettiamo a cercare un pochetto. A questo punto, nella nostra piattaforma di Miro, ci metterei un bel riquadro con quello che ci serve, così che almeno possiamo raccogliere un elenco di competenze che ci mancano. Ho buttato lì due concept molto sintetici, cioè questi due, delle belle didascalie con QR per dare più informazioni con QR code, e poi la piattaforma musicale che si suona calpestandola con sensori che funzionano o con il peso oppure semplicemente con i classici sensori di movimento. Le proposte, sensori per suonare i passi delle persone sulla piattaforma, sì. Geo flessibile, beh, ne avete tante, oggi bisogna un po'... Sì, sì, abbiamo scelto. Siete andati a... state usando, come dire, lo spazio infinito di Miro praticamente. Sì, sì, eh. Domani il focus è sicuramente il pitch, e quindi a partire da quello si va a recuperare quello che in realtà abbiamo già scritto. Perfetto. Andiamo di là. Vi chiedo di aprire tutti i monitor, di fissare la telecamera, così faccio una foto di gruppo, che è sempre carina. Quindi vi do canonici 5 secondi per pettinarvi, per togliervi gli occhiali se volete togliervi gli occhiali, per aprire i video soprattutto, perché i quadratini con i nomi... Melinda, una vittoria! Vai! Grazie, eccoci! Rock and roll! Ok, allora, 3, 2, 1, sorridete e guardate la telecamera soprattutto! Ottimo, grazie mille ragazzi! Noi abbiamo pensato a questa pedana sonora per entrare già dall'ingresso nel vivo dell'opera. Ciao ragazzi, primo prototipissimo del pianoforte. Qui abbiamo il pianoforte, qui abbiamo Arduino, qui nascosti tra i cavi ci sono tre pulsanti. Uno, due, tre, vi suono un pezzo. Entrare nel mood del museo, voilà, di creare un ingresso che fosse coinvolgente veramente per tutti. Ha lavorato tutto il team, per tutto il team intendo tutto il gruppo di lavoro, quindi non soltanto noi che l'abbiamo organizzata, ma tutti i partecipanti, i facilitatori, tutti che ci hanno dato una possibilità di gestire i gruppi, abbiamo lavorato davvero in maniera molto, molto coesa, seppur ognuno nella propria loggia, se volete, ma davvero in maniera molto coesa e coinvolgente. Ringraziamenti e complimenti per tutti per la qualità e l'altissimo livello dei lavori che sono usciti. Benvenuti alla presentazione live della pedana sonora. Io sono sinceramente molto impressionato e sono molto contento che questa cosa, nonostante tutte le difficoltà, sia arrivata a un traguardo così prestigioso. Ciao a tutti, dopo tale presentazione egregia degli amici con i quali abbiamo lavorato, collaborato, condiviso, siamo arrivati a un esito finale o semifinale da raffinare ulteriormente in modo alto. Le soluzioni che c'erano già molto spesso avevano delle carenze da un punto di vista di accessibilità. Abbiamo pensato a una soluzione che sfruttasse nuove tecnologie per far fruire all'interno del museo tutta la parte di didattica e di contenuti delle opere stesse. Siamo focalizzati su degli obiettivi, quindi abbiamo pensato di voler creare un'esperienza multisensoriale e inclusiva con attenzione alle diverse disabilità, per creare un'esperienza custom che fosse allo stesso tempo accogliente e rilassante. Vi farò vedere il prototipo della poltrona relax e le sue funzionalità. Vi facciamo sapere il prima possibile anche a proposito della possibilità ovviamente di portare i vostri prototipi
nei musei. Io come sempre chiedo alla fine di sollevare le mani, che faccio l'ultima foto di rito, aprite tutti i video. Io lo faccio solo per questo momento, eh. Però la prossima volta mi devo prendere un basso che mi stampa direttamente. 3, 2, 1. Ottimo, veramente. Complimenti. Grazie. A tutti ancora. Ciao a tutti. E chiudiamo definitivamente H20 Futuri dal punto di vista della progettazione. Dopo 2 anni, ok, una roadmap dalle mie spalle. Sicuramente uno dei nostri obiettivi è quello di riuscire a riproporre le nostre soluzioni non soltanto all'interno del nostro comune, quindi non soltanto all'interno della nostra città di Parma, ma poter portare questi prototipi anche all'interno di altre strutture museali. Oppure portarli in contesti in cui possono essere una sorta di spin-off, di idee, di partenza, che possano poi generare delle altre soluzioni o delle altre progettazioni all'interno di quello che è poi il mondo di Accability o della disabilità in generale.